What's he going to do? He's going surfing with his children. Bayliss is aware of who it is behind him, but I haven't seen him look over. 21 is Bayliss, and Troy is on his way. Giving a good account of himself. Another look at that. Here comes Sosa around the outside, can't do it. Il 2021 è un anno importante per Ducati e per tutti i ducatisti. Siamo infatti a 20 anni dal primo dei tre titoli ridati della Superbike di Troy Bayliss. Dal primo campionato vinto. 1999 won the British Championship. Last year was scheduled to ride in the American Championship. E noi in Ducati queste cose le celebriamo in un modo speciale, quindi abbiamo voluto insieme a Troy fare una moto speciale dedicata, disegnare una livrea particolare, equipaggiare una moto con componenti molto particolari, celebrare in questo modo, in modo indelebile, questa ricorrenza straordinaria, e penso che siamo tutti curiosi di vederla questa moto, quindi andiamo insieme a vederla. Very excited. Per raccontarvi come il pilota australiano sia diventato il grande campione che noi oggi tutti conosciamo, non c'è persona migliore del nostro amministratore delegato, Claudio Domenicali, che all'epoca era alla guida di Ducati Corse. Un inizio mi verrebbe da dire un po' rocambolesco, quello di Troy Bayliss in Ducati. Ce lo racconti? Sì, certamente non programmato. Lui aveva vinto il campionato inglese, doveva correre il campionato americano, e poi invece ha ricevuto una chiamata. Carl Fogarty si è fatto male e doveva saltare un certo numero di gare, non sapevamo ancora quanto, e quindi Paolo Ciabatti l'ha chiamato e gli ha detto di andare in Giappone. Doveva sostituire il 4 volte campione del mondo. Gli chiedemmo di venire in Giappone. Devo dire che accettò anche con un certo entusiasmo. Mi ha subito impressionato come persona, poi lo vidi anche girare in un circuito veramente molto inglese, nel senso della pericolosità che è No Kill sopra Edimburgo. Mi impressionò subito il personaggio. I first met Davide in you wouldn't believe it, in Scotland, in No Kill. We've been close for many, many years and had some special moments together. In 2 gare non ha fatto neanche un giro, e quindi non abbiamo capito granché. Per la gara successiva a Donington abbiamo chiamato un altro pilota, proprio perché a questo punto lui doveva tornare a correre in America, e poi invece le cose non sono andate bene a Donington, e per la gara ancora successiva a Monza abbiamo richiamato questo Troy Bayliss, che ci ha fatto vedere non solo una gara straordinaria, ma in particolare un sorpasso pazzesco in cui è passato 4 piloti in una staccata sola. Bayliss, look at Troy Bayliss! Wow! He will overshoot the corner. No, he doesn't. Troy Bayliss under brakes from fifth to first. What about that? Siamo innamorati e abbiamo chiesto di in qualche modo continuare tutto il campionato del 2000. Da lì poi è cominciata la straordinaria avventura di Troy Bayliss con Ducati. Known Claudio for a long time, and he's been a great leader for Ducati. He's also so passionate about his racing as well. When you've got all the bosses turning up in the box, you feel a bit of extra pressure, and you always want to do a great job. So. And he's almost through, and he tries to run. Oh, Bayliss, just keep on the bike. You two, Edwards, just keep the sneak, boys. It's going to be on the road. Bayliss from Edwards and South. Not want to look yet. Holy dooly.
It brings back a lot of memories. V-twin, 2001, certainly does remind me a lot of the old bike. It looks beautiful. Ma il 2006 era ritornato con noi dopo una parentesi in MotoGP che aveva fatto con noi 2003-2004 e poi 2005 ha fatto un intermezzo con una casa giapponese. Ricordo che quell'estate, l'estate del 2005, andammo io e Paolo Ciabatti a trovarlo e l'abbiamo convinto a tornare in Ducati in Superbike e l'anno dopo ci ha dato la soddisfazione di vincere il suo secondo titolo. Definitely looking forward to having a spin. A special bike that's been dedicated to you is it's a great feeling. So di nuovo è stato chiamato alla fine dell'anno a fare quello per cui lo avevamo chiamato all'inizio del 2000, cioè sostituire un pilota che ha avuto un infortunio. In quel caso è stato chiamato in MotoGP a Valencia per l'ultima gara. Troy Bayliss is making the pace. E lui si è portato con sé tre persone a cui era straordinariamente legato e che lo hanno in qualche modo aiutato moltissimo nella carriera. Sono stati Paolo Ciabatti, che l'aveva chiamato all'inizio, Davide Tardozzi, che in qualche modo lo ha seguito da sempre, e Ernesto Marinelli, il suo responsabile tecnico. Quella gara lì è stata epica, senza avere una piena conoscenza del mezzo, delle gomme, direi che è stato veramente bravo. Vincere i mondiali, non dico che ero abituato, ma ne abbiamo vinti tanti in Ducati, ma quella gara lì è stato qualcosa che mi ha veramente emozionato. Troy Bayliss crosses the line. Troy Bayliss wins the Grand Prix of Valencia. My eye. Ah. Beautiful. A lot of people will remember 2007. I remember it very well. It was the year that myself and James Toseland were going to go to head-to-head quite some time. Just moves him. Oh, Toseland coming through. Thank you. Oh, he's going to run wide. Oh, now Bayliss will run wide on the exit. And here comes Toseland, neck and neck. This is superb. Basically, get on really well with James now, but at the time we were pretty big rivals. Oh, and he's done it! We what are finally talking double dutch on up! Oh, no. Bayliss got it! Bayliss no. Troy si autodefinisce family man, I'm a family man, dice, e Kim, sua moglie, lo ha affiancato sempre. Holly è nato intanto che correva con noi. Holly che corre e vince adesso nel campionato australiano con una Ducati. Holly che corre e vince il campionato australiano con una Ducati e segue le orme del padre. Credo che questo suo attaccamento alla famiglia lo abbia anche caratterizzato e fatto amare così tanto anche dai tifosi di una marca che è molto vicina ai suoi tifosi. It's a special feeling when you know that you have so many people around you and it's a team, but in the end they're relying on you for get the job done. And famiglia che l'ha aiutato anche moltissimo, secondo me, a prendere una decisione difficilissima che in pochi sportivi riescono a prendere, perché lui si è ritirato nel 2008 da campione del mondo della Superbike. L'ultima gara ha fatto pole position, giro veloce, due vittorie per distacco, tra l'altro, quindi come lasciare se non nel modo migliore. Well, my favorite memory that I'll never forget is actually crossing the line in 2008. Here was the moment, the last moment that Bayliss, and he literally just takes his hands off the handlebars as though to say, that's it, game over. Thank you, sir. Thank you very much. With our third world championship, but also knowing that it was my last ride at world level. And basically ending our time in Europe. 21, that's another one. Grazie, Bayliss. I don't know, there's some numbers that are just cool, and 21's a cool number. Noi abbiamo oggi due piloti ufficiali che in un qualche modo portano non esattamente lo stesso numero, ma qualcosa che deriva. Pecco ha cominciato a correre col 21 in Moto3, poi quando è andato in Moto2 il 21 era già occupato, quindi ha fatto un 21 più 21 che è 42 e poi in MotoGP 21 più 21 più 21 che fa il 63, che è il suo numero di oggi. Dall'altra parte in Superbike abbiamo Michael Ruben Rinaldi, che corre col 21, lui perché il 21 è il suo giorno di nascita. Arrivare in Superbike col numero di Troy era una Ducati ufficiale, era impegnativa, e quindi l'ha chiamato Troy, gli ha detto ma posso usarlo questo numero? E Troy gli ha detto assolutamente, ma dagli del gas perché è un numero che deve vincere questo. When I was drafted into the world squad, David said, Troy, what number do you want? He was always very very blunt, very sharp.
What number do you want? I said, I don't know, I don't care. He said, okay, you have 21, that's what my number was. Ci sono stati piloti importanti per Ducati, Capirossi, lo stesso Stoner, ma credo che la bandiera di Ducati per i ducatisti sia Troy Bayliss. Al di là dei risultati sportivi, lo è sicuramente per la persona. Io credo che lui abbia segnato nera attraverso una volontà di non mollare mai, di essere sempre un grande combattente, direi. Quindi la determinazione, la tenacia. Never give up, yes. Never give up. È una cosa che gli piaceva dire, non mollava mai. This is Bayliss going through. Lui ha dato molto a Ducati, ma capisce anche che c'è un qualcosa dall'altra parte. Ducati ha dato molto a lui. Ducati ha più di 25 anni di storia in quella che viene chiamata la categoria delle superbike medie. Sono moto facili, leggere, con la potenza che serve per far divertire tutti, dall'amatore al pilota più esperto. La prima è stata la 748, ispirata alla mitica 916, e oggi abbiamo questa, la Panigale V2, che in questa versione, Bayliss First Championship 20th Anniversary, è bellissima. Ma per raccontarvi tutti i dettagli di questa livrea, chi meglio di Andrea Ferraresi, il direttore del centro stile Ducati. La moto, realizzata in serie numerata, è caratterizzata da questa livrea celebrativa, chiaramente ispirata a quella della 996R, con la quale Troy Bayliss ha vinto il suo primo campionato del mondo. Non poteva mancare lo storico numero di gara di Troy, il numero 21, che troviamo sulla carena, e troviamo anche riproposto sulla sella, riprodotto sulla sella, incastonato fra due ricami, due bande verde e rossa a rappresentare un tricolore. Il codino monoposto, che è di serie su questa moto, le dona un carattere racing estremamente aggressivo e accattivante. Questo dettaglio, sono sicuro, farà emozionare tutti i ducatisti, l'autografo di Troy riprodotto qui sul serbatoio. È il momento di entrare nel dettaglio di questa Panigale V2 speciale. Qui la vedete con specchi e portatarga, ma grazie all'accessorio Ducati Performance è possibile trasformarla nella versione pista, proprio come quello che ho guidato io. Questa versione speciale va a arricchire la famiglia Panigale. Essendo dedicata a un grande campione come Troy Bayliss, questa moto doveva assolutamente avere sospensioni Ohlins. All'anteriore troviamo una forcella meccanica NX30, mentre al posteriore un TTX 36 e un ammortizzatore di sterzo Ohlins, tutto regolabile meccanicamente. Grandissima scorrevolezza, grande feeling durante tutte le fasi di guida e altissime performance in pista. Inoltre, grazie alla configurazione monoposto e alla batteria agli ioni di litio, questa Panigale V2 dedicata a Troy Bayliss pesa ben 3 kg in meno rispetto alla Panigale V2 di serie, per un totale di 174,5 kg a secco. Meno peso, più divertimento, sia su strada sia in pista. Questa Panigale V2 è equipaggiata anche con manopole dedicate, sportive, e pompe di freno e frizione radiale autospurganti. Troy ha vinto i suoi 3 titoli mondiali con 3 bicilindriche diverse, quindi il nostro tributo per lui non poteva che essere una Panigale V2. Un motore super quadro V2 da 955 cc, con una potenza di 155 cavalli e una coppia da 104 Nm. Il motore super quadro, assieme alla compatta monoscocca in alluminio, fusa in conchiglia, compone il telaio principale. Il pacchetto elettronico, dedicato alla sicurezza attiva e al controllo della dinamica del veicolo, prevede la funzionalità cornering applicata all'ABS Bosch, al cambio elettronico con funzionamento anche in scalata e ai controlli di trazione, freno motore e impennata. Ma è il momento di lasciar parlare lei e di vedere in azione in pista. I have to have a big smile about this because it brings back a lot of memories. Beautiful.